Benissimo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti nel nostro training funzionale del venerdì. Cominciamo il blocco cardio, 5 minuti e poi ripetiamo, quindi 10 minuti di cardio. Corsetta sul posto il primo minuto con gli esercizi delle braccia. In avanti, in out. In fuori, chiudiamo il cronometro, ripetiamo di nuovo, in avanti, in alto e in fuori, circonduzione in avanti delle braccia. Indietro, ok, giù le braccia, slancio frontale con cambio gamba. Passo un po' qua, ok. Continuo lo slancio frontale. Slancio laterale, cambio gamba. Accade oggi in musica. 22 marzo 1979. Oggi è il compleanno di Marrakesh. Benissimo, allora facciamo il primo esercizio fatto bene, due affondi, quindi così con il doppio affondo, poi due salti e doppio affondo, anzi tre salti e doppio affondo, quindi due affondi, uno, due, tre, doppio affondo, uno, due, tre, doppio affondo, vai un minuto così, uno, due, tre, doppio affondo. 1, 2, 3, scendo, scendo. 1, 2, 3, scendo, scendo. 1, 2, 3, scendo, scendo. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. Ok, molleggio veloce. Tre scambi veloci. Ancora, vai, vai. 1, 2, 3, giù, giù. 1, 2, 3, giù, giù. Le braccia, non ti appoggiare alle ginocchia. Tienile su. 1, 2, 3, scendo, scendo. Ok, stop. Cambio l'esercizio. Studiamo un po', ok? Allora, scambio l'esercizio. Due molleggi a gambe aperte e poi scambio, scambio, dietro. Apro, apro, scambio, scambio, avanti e indietro. Ok? Ancora un minuto. Avanti e indietro, due molleggi in squat, avanti e indietro. Uno, due, apro. Uno, due, apro. Uno, due, apro, doppio molleggio. Scendi di più. 1, 2, apro, apro. 1, 2, apro, apro. Ancora 30 secondi, vai, vai. 1, 2, scendo, scendo. 1, 2, scendo, scendo. Buon dia. Ancora 10 secondi. 2, apro, apro. Stop. Ottimo. Cambio esercizio. Doppio skip destro, sinistro. Doppia calciata destra, sinistra. Andiamo. Ciao.
ciao, mangia che cosa hai scritto, dopo ti leggo. Skip, skip, facciata, calciata, doppio skip, skip, calciata, calciata. Se poi lo fai saltellato, altrimenti anche senza saltello, continua. Su, 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 dietro, 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 ancora su, 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 dietro, 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 continua. Ginocchio basso nella calciata. Su, 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 dietro, dietro, e bene, stop, stop, stop. Ok, l'altro esercizio, una sola gamba in equilibrio, affondo con salto, senza appoggiare. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, cambio la gamba, via. Affondo con salto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con le braccia, 9, 10, di nuovo, cambio la gamba, seconda serie, via, 1, 2, 3, 4, 5, equilibrio, 6, 7, 8, 9, 10, cambio la gamba, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ottimo, corsetta, corsetta facile, gira, 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 corsetta facile nello spazio che hai a disposizione, respira, avanti e indietro, fai il giro del tavolo, fai il giro della sedia, fai il giro del giardino, e ripetiamo tutto da capo. Avanti, vieni qua, torna. Dai, dai, dai. Tutto da capo, vai, braccia. Respira. In alto. Fuori. Braccia in avanti. Indietro. Respira. Ok, solo gambe, slancio frontale, cambio gamba. Vai, vai in scioltezza. Andiamo a sentire più elastici i muscoli posteriori della coscia. Un, due, tre, su. Un, due, tre, su. Ultimi due. Cambio, slanci laterali. Dai, 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 ultimo, benissimo, cambio l'esercizio, adesso abbiamo fatto doppio affondo, 1, 2, 3, doppio affondo, 1, 2, 3, veloci, via, con doppio molleggio affondo, 1, 2, 1, 2, 3, veloci, 1, 2, 3, scendi, 1, 2, 3, scendi, sempre braccio opposto alla gamba. Ora respira, respira, vai, vai. Vai, vai, vai. 1, 2, 3, giù, giù.
punte tre veloci sempre. Veloci con i piedi. 5 secondi. Usa sempre le braccia, ultima volta. E scoppio. Benissimo. Cambio esercizio. Squat con molleggio, avanti e indietro veloce. Vai, vai, vai. Avanti, dietro, apro, apro. Giù, giù. Usa sempre le braccia. Ispira. Respira. Resisti. Dai, dai. Bravi, bravissimi. Leggeri con i piedi, eh? Non ammaccate i piedi a terra. Non vi appesantite con i movimenti delle gambe. Piccolo e veloce. Ok, stop. Benissimo. Doppio skip e doppia calciata. Via. Molto reattivo. Rapido, rapido. Usa sempre il braccio. A posto. Skip. Skip. Calciata. Calciata, destra, sinistra, destra, sinistra, vai, coordinativo, lo puoi fare anche senza salto all'inizio per capire la combinazione dei movimenti. Vai. Ultimo. E stop. Ottimo, vai con l'ultimo esercizio a fondo con salto, 10 per gamba per due serie, via. 1, 2, 3, 4, se puoi tirarti di più, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba, dai, insieme parti così, questa sarebbe la posizione, però senza appoggiare il piede, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salta leggero, 8, 9, 10, l'altra gamba, avanti, posizione, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimo, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, corsetta, respira, recupera, corsetta, corsetta, o camminata, ok? Recupera il respiro. Adesso si deve iniziare il blocco, ragazzi. 2 minuti di cardio e 3 minuti di esercizio. Quindi, un po' di pausa, ti asciughi, se no cominciamo a far cadere le goccioline di sudore a terra e possiamo cadere. Prepara già il tappetino che ti serve subito dopo, lo metti qua, lo prendi fra poco, bevi un sasso d'acqua con il tuo integratore preferito. E si inizia. 2 minuti cardio.
scegliamo un esercizio per volta, ok? Primo esercizio per 2 minuti cardio. Facciamo facile facile, avanti avanti, indietro indietro. Ci siamo tutti? Faccio partire il cronometro, via, 2 minuti cardio. Apro e chiudo le gambe. Adesso la funzione di questi 2 minuti cardio non deve essere a massima intensità, che è media intensità. E subito andiamo a terra a fare gli addominali in questo caso e lavoriamo con la respirazione, cioè abbassare un po' la frequenza cardiaca. Cambio gamba, sinistra, destra, apro avanti e chiudo dietro. Se ce la fai, più veloce con i piedi. Lo apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Per 2 minuti, a 30 secondi di minuti del cambio. Apro, apro, chiudo, chiudo. Lavoriamo un po' sulla resistenza, quindi intensità media, non alta. Cambio gamba, via. Però per 2 minuti di seguito senza pausa. Ok? Media intensità, respiro aerobico o leggermente sotto soglia. Chi corre sa che significa. Chi non corre significa questo, respiro leggermente affannoso. E deve essere leggermente. Cioè che puoi parlare. Ok? Cambio di una gamba. Non rallentare il movimento dei piedi. Vai, 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 apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Non rallentare il movimento dei piedi. 10 secondi. Attenzione subito a terra, 3 minuti di addominale senza pausa. Stop. Ok. Andiamo a terra. Mettiti subito il tuo asciugamano avanti sulle spalle. 3 minuti di addominali, senza pausa, quindi il metodo Rossana, che è quello che non si contano gli addominali, ma quello che si guarda l'orologio. Pronti? Segui me, via quei 3 minuti, crunch alti. Sono 3 esercizi, ogni minuto si cambia, senza la pausa. Solitario sollevo, inspiro, scendo. Se riesci, tieni le gambe sollevate, altrimenti poggi i piedi a terra, è più semplice. Dopo questo minuto cambiamo l'esercizio. Inspira, fuori l'aria solleva, inspira, appoggia. Stringiti nei fianchi, non schiacciare mai la schiena troppo sul pavimento. Devi sempre tirare indietro l'ombelico e i fianchi. 5 secondi e cambia l'esercizio, senza smettere il lavoro degli addominali. Ok, poggio i piedi, obliquo alternato. Un altro minuto così. Lo vuoi poco poco più semplice, poggi tutti e 2 piedi a terra e sollevi una gamba alla volta. Un pochino più lento. Ancora, vai. Poi cambiamo l'esercizio ancora, Sono solo 3 minuti di crunch, di addominali. Appena hai finito questi 3 minuti, di nuovo in piedi, 2 minuti cardio. Avanti, bene, cambio l'esercizio, solo crunch inversi. Gambe tese, tiro ginocchia al petto. Gambe tese, tiro. Gambe tese, tiro. So I step on your
Allunga e tira, allunga e tira, allunga e tira. E le punte tirate, cerca di stendere bene le ginocchia, comprendo anche i quadricipiti. Resisti gli ultimi 15 secondi. Secondi ci alziamo in piedi, attenzione, se può, quando ti alzi in piedi, piano piano, bene, stop, ottimo, prima è andato, ci alziamo, spostiamo il tappeto, altri 2 minuti di cardio, cambiamo l'esercizio e andiamo a fare quello che abbiamo fatto prima, però lo facciamo più piano, tranquillo, tranquillo. Apro, apro, 2 squat, avanti e indietro, apro, apro, 2 squat, avanti e indietro, apro, apro. Qui evitiamo il start, così tanto che dobbiamo durare 2 minuti. Apro, apro, giù, giù, salto, salto, apro, apro, giù, giù, salto, salto, apro, apro. Giù, giù, salto, salto, apro, apro, giù, giù, salto, salto, apro, apro. Per 2 minuti, quindi evitiamo di saltare tutto il tempo, d'accordo? Altrimenti poi andiamo sopra soglia. Dobbiamo mantenerci sotto, sotto soglia. Mi viene proprio naturale saltare, però cerco di non farlo. Avanti, avanti, apro, apro. Avanti, indietro, apro, apro. L'obiettivo non è far salire il cuore a palla, ma lavorare con un lavoro aerobico sotto soglia. Sì, dopo leggo tutti i messaggi, adesso non si può. Forza. 20 secondi. Dopo questo, l'altro esercizio che andiamo a fare per 3 minuti sono glutei. Facciamo a ponte, ok? Apro, dai, sono 10 secondi. Benissimo, stop. Ok, non era molto molto alta l'intensità, ma dipende sempre dalla tua soglia. Ok, quindi ognuno di voi sa come poter fare per arrivare sulla tua soglia. Adesso partono 3 minuti ponte, quindi dobbiamo andare sempre schiena giù. Così. Facciamo vari tipi. Primo tipo, gambe unite, salvia. Questo, 1 minuto solo così. Ok? Stringi il glute per salire senza appoggiare la schiena a terra. Mi ha fatto capire che stavo passando un terreno scuro, invece grazie a questo composto ho capito la condizione di cose importanti. Volevo ringraziare per nome di tutti. Per 1 minuto. Ponte. Con 2 gambe. Stringi i glutei. Solleva il bacino. Stringi i pancini dentro. Le braccia così in alto. Così non fai forza con le mani a terra. Adesso senza appoggiare la schiena, dobbiamo incrociare le cosce una sopra l'altra e ogni 30 secondi si cambia gamba. Pronti? Rimani su. Incrocia le cosce, stringi gli adduttori. Ok? Vai giù, 30 secondi per gamba. Stringi gli adduttori. Mi stretto l'interno coscia. Stringi il glute quando sali.
Vai qui. 5, 4, 3, 2, rimani su, poggio, incrocio con l'altra gamba, stringi l'interno coscia e ripeti. Ancora qui altri 30 secondi. Stringi il gluteo per salire. Questo lo dobbiamo rifare perché dobbiamo finire il terzo minuto, ok? Stringi il gluteo per salire, ok? Sali su, non appoggiare. Cambio di nuovo la gamba, stringi l'interno coscia. Ripetere. Ancora 30 secondi così, poi si cambia di nuovo. Concentrati sull'interno coscia, stringi uno dentro l'altro e sul gluteo della gamba di appoggio. Andiamo. Mi fare forza con le mani a terra, quindi le tensioni sollevate. Rimani qui, cambio di nuovo gamba, l'ultima volta, dai. Ultimi 30 secondi e poi di nuovo in piedi, altri 2 minuti di cardio. Forza, stringiamo questi glutei. Resisti. 5, 4, 3, 2, 1. E benissimo, appoggia la schiena a terra, le ginocchia al petto. Da questa posizione andiamo in piedi. Ok? Bene, togli il tappeto. Tutto così questo lavoro oggi. Sale e scendi, sale e scendi. Spostiamo sempre il focus. Allora, altri 2 minuti di cardio. E se ce li facciamo in questo modo, come quello che abbiamo fatto prima. Doppio. 1, 2, 3, doppio. Ok? Tutto piano piano. Tranquillo, tranquillo. Per 2 minuti consecutivi. 1, 2, 3, scendo, scendo. Anche piccolo in mezzo al fondo, eh? Non caricare troppo sulle cosce. Se vuoi correre domani domenica veloce. No? Mi dicevo prima, chi è entrato a lezione prima di iniziare? Cominciamo a cambiare il lavoro anche di forza sulle nostre gambe, quindi non voglio più caricare molto, soprattutto il venerdì. Lavoriamo più sull'aspetto cardio e sempre rinforzo addominale, schiena e glutei. Tutto lavoro di rapidità e cardio. Ormai siete pronti, con 2 mesi di lavoro potete lavorare un pochino di più sulla parte cardio. 1, 2, 3, giù, giù. 1, 2, 3, giù, giù. Stiamo finendo i nostri 2 minuti. Il terzo blocco di esercizi ci fa lavorare sui nostri amati plank. Eccolo qua il plank perché mi mancava troppo. Preparatevi a 3 minuti di plank consecutivi. Ogni minuto si cambia. Ci proviamo, ok? Ci proviamo. Già che ci siamo. E l'ultimo. Tappetino. 3 minuti di plank consecutivi. Ogni minuto si cambia il tipo di plano. Inspira. Allora, plano, andiamo poi, doveva tornare. Mica ci potevamo dimenticare così del plank. Se no si offende. Pronti? Primo minuto. Con i guanti. Respira. Prenditelo per recuperare il fiato, ok? Dobbiamo fare 3 minuti, sembrano di nuovo una vita.
dobbiamo mai abbandonare il lavoro costruito, eh? Sempre di tanto un richiamo. Da 15 secondi abbiamo braccia tese, quindi teniamo ancora un minuto di plank, però braccia tese. Pronti? Vai su. Ok. Braccia tese, questo minuto stai fermo. Facciamo proprio così, base base. Intanto già si suda parecchio. Questa è la terza serie del primo blocco. Stai qui. Stai qui. Respira, mantieni sempre l'addome contratto, stai qui. Fra 5 secondi si riscende di nuovo con i gomiti giù. Solo se vuoi, muovi le gambe, altrimenti stai fermo lì. Ultimo minuto. Se proprio sei in difficoltà, appoggia le ginocchia, eh? Però continua a fare il terzo minuto di plank. Stai lì, quindi muovere. Prenda secondi. Stai lì, non ti muovere. Forza. Ci manca il quarto blocco. 10 secondi e ci alziamo. Benissimo. Poggia solo un attimo le ginocchia, ti allunghi. Sei con me? Mamma mia, cominciamo le docce adesso, eh? Adesso comincia tutta la parte del lavoro cardio, quello che volevo. Togli il tappeto. 2 minuti di cardio. Eccoli. Ok. Ci siamo ragazzi? Forza. Allora, l'ultimo esercizio che facciamo. Affondo con il salto. Anche piccolo. Poggiamo pure il piede. Ogni 10 cambiamo gamba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba. Facciamolo facile facile. Anche appoggiando il piede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piccolo balzello, ma soprattutto coordinativo con le braccia. Cambio gamba, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba. Sai che è lunga, eh? Ancora un minuto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, cambio, via, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, ispira, facile facile, resistenza, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai che facciamo in tempo a fare solo l'ultima da questo lato. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Ok, adesso dovresti prendere le bottiglie. Non ce l'ho dimenticata di dirtelo prima, però te l'avevo scritto nel messaggio. Le bottiglie. 3 minuti di cardio qui, Attenzione. Pronti? Cioè non di cardio, di bottiglie. Spingi il braccio in alto. E rimani un po' fermo e respiri. Fuori l'aria quando spingi. 3. 4. 5. Respira, 6. 7, 8, 9, 10, cambio l'esercizio, alzate i laterali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, presa inversa, alzate i frontali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio l'esercizio. Gomiti a 90 gradi, chiusura, stringendo le piedi, gomiti al centro, ok? 1, 2, 3, stira sempre, 4, 5, 6, 7, 8, stringi i gomiti, 9, 10, cambio l'esercizio. Estensione tricipiti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'esercizio dorsale, via, sui gomiti, 2, 3, 4, 5, stringi le scapole dietro, 6, 7, 8, 9, 10, torna su, ancora ragazzi, di nuovo spinta in alto, alternate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, cambio, alzate laterale e alternate, no, vabbè, 3 secondi, abbiamo finito, 3 minuti sono passati, ragazzi, finito il primo blocco, asciughi un attimo, bevi al volo, li facciamo tutto da capo, ok? Allora, ricomincio da 2 minuti cardio. Benissimo. Andiamo a ripetere in 4 blocchi, 2 minuti cardio e 3 minuti esercizio. Addominali, glutei, plank, braccia con le bottiglie. Forza che ci siamo, eh? Siamo già a buon punto di cottura. Ci vorrebbe già la seconda maglietta. Adesso lo facciamo così. Tutto forza sul posto, no? Alziamo le ginocchia, andiamo in skip. Sul posto, andiamo in skip. Anzi, facciamo così, apro, apro, chiudo, chiudo. Santiago, il tempo di Venero Reyes è un grande appassionato della canzone, lo splendente Tamatoa, che era un distinto della canzone. Apro, chiudo, chiudo. Manca poco, 10 secondi, 3, no, no, manca un minuto, abbiamo fatto solo un minuto, dobbiamo fare 2 minuti, allora andiamo a fare la calciata, così cambiamo, calciata,
controlla se puoi fare tutti questi saltelli, altrimenti li fai senza saltellare, con dei movimenti veloci. 30 secondi. Bravissimi. Ricordati sempre, sotto soglia, tu sai fin dove puoi arrivare. 10 secondi. Controlla sempre il tuo respiro. Bene? Benissimo. Allora, 3 minuti di crunch. Giù il tappeto. Su una mano. Ormai sono già zuppi. Cambiamo, facciamo gli stessi. Crunch, obliqui. 3 minuti. Allora, se puoi, tutte e due le gambe sollevate. 30 secondi per lato. Chiusura. Gomito e ginocchia. Respiro. Puoi l'aria chiudo, respiro, torno. Ogni 30 secondi cambio lato. Cambio, va. Prendi sempre nel fianco, solleva la spalla, vai in rotazione. Una gamba chiude e l'altra si allunga senza esagerare. Cambio di nuovo dall'altro lato. Qui ogni 30 secondi si cambia, sono 3 minuti, quindi sono 3 serie. Stringiti nel fianco, fallo bene se non lo senti. Allungati più la gamba e spingila in basso. Saldi più con la spalla. Dall'altro lato cambio. Respira sempre, fuori l'aria quando sali. Muovi il busto, non la testa. Cambio. Dai, ultima serie. Resisti. Se vuoi semplificare a questo punto, appoggi i piedi a terra, ok? Però continua l'esercizio. Muovi entrambe nelle gambe. Una spinge e una tira. Dai che adesso si inizia a sentire un po'. Cambio, l'ultimo, vai. Adesso si inizia a sentire un po' di bruciore sotto l'ombelico, giusto? Respira. 3, 2, 1, stop, tira, ottimo, stendi. E sali alla grande, andato anche questo. Dai che adesso andiamo a eliminazione. 2 minuti di cardio e poi glutei. Via, bravissimi. Ragazza, stasera maglie zuppe. Allora, l'esercizio facciamo così: apro, chiudo, avanti, indietro, destro, sinistro. Destro, sinistro, apro, chiudo, destro, sinistro, apro, chiudo, destro, sinistro e chiudo, ok? Facile, facile. Apro, chiudo, 1, 2, chiudo. 1, 2, chiudo. Avanti, indietro, chiudo. Avanti, indietro, chiudo.
due, chiudo, uno, due, chiudo, controlla sempre il tuo respiro, ok? Se la frequenza comincia a diventare troppo alta, si fai senza saltellare. Controlla sempre, respiro leggermente affannoso, non troppo. Ma che ci siamo, ormai ho spezzato il fiato, sei nel lavoro aerobico, non fai più tanta fatica, lavoro leggero, muscolare. Ah, 10 secondi. Ultimi. Stop. Alla grande, prendi il tappeto e andiamo a fare altri glutei. Ok? Altri glutei in ginocchio, rifacciamo questi. Ok? In questa posizione qua. Ma dobbiamo andare 1 minuto e 30 per gamba, perché poi non abbiamo altre possibilità, altrimenti poi è troppo facile. Quindi 1 minuto e 30, tutto qui, stringi gluteo e spingi calcio in alto. Quindi ferma la schiena, senza crampi sotto la coscia, anzi puoi anche stendere, un calcio indietro. Senza arcare la schiena, tienila bloccata. Sorridare quando spingi. Benissimo, funziona così, 1 minuto e 30 sempre tutto da un lato. Questo periodo lavoriamo con un po' di forza resistente in modo da creare definizione muscolare associata a tutto il lavoro cardio che ci fa smaltire qualche chiletto in eccesso. E poi ricordatevi di uscire, camminare, correre, adesso che si può fare. Andate a recuperare tutte le ore che siamo stati chiusi in casa, fuori, all'aria aperta, mesi di mattina presto, per ossigenare il nostro cervello e i nostri muscoli. Provate sempre almeno 30 minuti nell'arco della vostra giornata da dedicare all'attività fisica. Ok, 3, 2, 1, cambio lato. Ci saranno anche i giorni in cui ne facciamo un po' di più, però deve essere minimo 30 minuti. Abbiamo cambiato gamba, calci indietro, leggermente verso l'alto, la schiena sta sempre bloccata. Continuiamo ad allenare il nostro corpo senza stressarlo tanto. Anche questo periodo di ripresa lo dobbiamo sentire cucito addosso su di noi. Quindi con calma, gradualmente, decidiamo in quali giorni vogliamo creare un allenamento un pochino più lungo, che potrebbero essere queste lezioni, in quali giorni invece magari riposare potrebbe essere semplicemente una camminata a passo svelto. Però cerchiamo sempre di mettere in circolo endorfine, ok? Non dimentichiamoci mai comunque l'allenamento mentale, che ci dà anche una bella grinta, una bella carica per avere il coraggio di fare l'allenamento fisico. 5 secondi e andiamo col terzo blocco cardio. Più plank. Stop. Alla grande, ti siedi per un attimo, allunghi le braccia e torni su, piano piano, piano. Con il tappeto, 2 minuti cardio e ci rifacciamo
come quelli che abbiamo fatto prima, apro, apro, avanti e indietro, apro, apro, avanti e indietro. Se poi lo fai tutto saltellato, altrimenti lo fai proprio prima, con due passi. Con due passi senza saltare, ma tutto piano piano. Controlla il tuo respiro. Chiudi il microfono. Dai, dai, dai. Questo è il penultimo, è il terzo blocco. Manca solo il quarto blocco e finito tutto il cambio. Dai, dai. Spingi, spingi sul gas. Adesso sei arrivato, diciamo, sul finale. Tu sai se puoi ancora spingere un po' di più o se sei già arrivato. Vestisci, vestisci sempre, personalizza sempre il tuo allenamento. Controlla il respiro. Non sentire troppa fatica muscolare sulle cosce. Dai, 30 secondi ancora, eh? Rimani lì, stai con me. Mi devi andare. Dai, dai, stai con me. Due secondi. Dai, dai. Alla grande, stop. Benissimo, benissimo ragazzi, qui plank, si cambia? Partiamo con laterale, cambiamo, partiamo con laterale, 30 secondi a destra, 30 secondi a sinistra, vediamo se ce la facciamo a fare tutte e tre le serie così, 30 secondi a destra, respira subito. Vai, respira. 30 secondi e giriamo. Il microfono. C'è qualcuno con il microfono aperto? Non facciamo intercambio di plank. 3, 2, 1, cambio. Dall'altro. Ti appoggiarti se puoi. Senza appoggiarti se puoi. Cambiamo di nuovo, facciamo tre serie così. Tre, due, uno, cambio di nuovo, vai. Senza appoggiare. Ecco, il plank comincia a scorrere, le goccioline di sudore a terra. Sì, ragazzi, manca solo l'ultimo blocco, due minuti, tutto il minuto di bottiglie. Cambio dall'altro lato, non appoggiare. Bravissimi, ultima serie ancora, stai lì, via, girati, stai lì, non ti appoggiare, stai sudando? Voglio vedere la maglietta e zuppe dopo. Ispira, controlla la postura. Siamo in una posizione proprio base. Ok, base, base, base. Cambio.
Dai, che questa è l'ultima. Poi risaliamo. Ultimi 10 secondi. Bravissimi, 3, 2, 1 e stop. In ginocchio, ti allunghi con le braccia e tieni su. Asciugati. Dai che abbiamo l'ultimo. 2 minuti cardio, 3 minuti di bottiglie. Forza, forza, dai che l'ultimo ce l'abbiamo. Allora, andiamo a fare un cardio. Doppio, 4 singoli, doppio, 4 singoli, 1, 2, 3, 4, controlla le tue ginocchia, non esagerare con i balzi laterali se ti fanno male le ginocchia, 1, 2, 3, 4, 4 singoli. Due, tre, quattro, dai. Puoi anche farlo avanti se hai un po' di spazio. E indietro. Avanti, avanti. Uno, due, tre, quattro, indietro, indietro. Minuto. Senza esagerare con gli spostamenti laterali. Un ottimo lavoro per le ginocchia, per le caviglie. Senza esagerare. Doppio, doppio. Uno, due, tre, quattro. Doppio, quattro singoli. Ultimi secondi, eh? Cambi un per l'anca direi. Ok, mandata. Grandi bottiglie. Bottiglie, ci abbiamo i nostri 3 minuti. Unificazione parte superiore. Via. Date frontali, cominciamo così. 2. Respira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alzate la dorata, via, 1, 2, respira, 3, 4, 5, 6, tocca poco con le ginocchia, 7, 8, 9, 10, cambio, spinta in alto sopra la testa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, tricipiti, estensione di braccia tese indietro, 1, 2, spingi i pugni in alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, trazione, busto inclinato, tira sui gomiti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tira i gomiti su, 7, 8, 9, 10, cambio, chest pressed, stringi il pettorale in avanti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio,
flessione laterale del busto e spingo in alto, 10 per lato, vai, scendo e spingo, 2, 3, 4, con un braccio all'alto, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, andiamo dall'altro lato, vai, flessione e spinta in alto, 1, 2, 3, forza che ci siamo, 4, 5, spingilo in basso, spingilo in alto, 6, 7, 8, 9 e 10. Bene, abbiamo finito i 3 minuti. Alla grande. Bene, ragazzi. Finito il quarto blocco. Ci siamo, eh? Andiamo a fare solo lo stretching. Abbiamo fatto tutto. I crawl l'abbiamo fatto, gli addominali l'abbiamo fatti. Poco 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 di stretching, qualche minuto. In ginocchio, con le braccia avanti, respiro. Due minuti di stretching abbiamo finito. Le mani sono larghe, piego i gomiti, avvicino il petto al pavimento e vado su. Devo fare il serpentone. Sì, solo 2 minuti, abbiamo finito tutto. Andiamo proprio con un pochino di stretching, perché sennò poi la prossima lezione è mercoledì. Quindi dobbiamo lasciare il corpo bello rilassato. Ok, stai qui e respiro. Rilassa. Torna su. Ultimo lavoro. Flessione del busto in avanti. Lo ripetiamo. Flessione. Bene, ragazzi. Vi faccio un grandissimo applauso, la lezione è stata super 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 tonificante e soprattutto cardio. Vi do appuntamento a lunedì, stasera c'è diretta di Sandro Corapi sul gruppo chiuso Coach for Life. E continuate ad allenarvi soprattutto il weekend, sabato e domenica, fate tanti chilometri perché la sfida settimanale la concluderemo domenica sera. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao Ross. Ciao Rosana, grazie.